Ebbene, rieccoci cari amici, assieme al consigliere regionale Michele Giovine, il caro amico avvocato Giorgio Strambi. Giorgio, quindi fondamentalmente l'Abresso e questa lista di cui state parlando ha fatto quello di cui accusa voi la Corte da 2 anni? Sì, esatto Max, e questo è il dato incredibile, cioè non è una lista qualsiasi quella di cui stiamo parlando, ma è proprio la lista alleata dell'Abresso da cui è partita tutta la querela giudiziaria nei confronti di Michele. Anche noi siamo rimasti stupefatti quando abbiamo scoperto che era così. È evidente che non ci siamo lasciati sfuggire un'occasione ghiotta di questo tipo e abbiamo presentato subito un ricorso incidentale per cercare di paralizzare l'iniziativa, il ricorso amministrativo che era partito da loro. Spiega meglio agli amici che ci seguono da casa che cos'è un ricorso incidentale. Sì. Te lo spiego molto semplicemente. Noi è 2 anni che ci stiamo difendendo dall'iniziativa dell'Abresso. Ci stiamo difendendo da un'accusa ingiusta perché lui è innocente. Ecco, il punto però è questo, che noi abbiamo scoperto che non solo lui è innocente, ma sono loro colpevoli di quello di cui accusano Michele. Il ricorso incidentale è quindi uno strumento che anziché permetterti di difenderti e basta, ti permette di attaccare, di paralizzare l'iniziativa avversaria, tranciandola dalla base, quindi far dichiarare improcedibile, far estinguere il procedimento perché manca l'interesse, non potevano essere davanti al giudice amministrativo e coltivare questa azione. Si tratta fondamentalmente da 2 anni, non è solo il disturbo che viene dato a Michele Giovine, si contano le schede, si aprono procedimenti in tribunale. Chi paga tutte queste spese, Michele? I piemontesi, cioè, a parte la parte che pago io, che paga Cota e per quanto riguarda gli avvocati, ma ad esempio il riconteggio lo pagano i piemontesi. Purtroppo lo pagano i piemontesi nonostante lei, quella parte dei ricorsi, perché ti ricordi quello che ti ho detto l'altra volta, che ha vinto chi non doveva vincere, che lei ha fatto di tutto perché il blocco che la sostiene si è trovata di colpo un punto di riferimento in meno e ha fatto una serie di ricorsi, non solo quello contro di me, quello contro Scandele perché ad esempio l'ha perso e lì dovrebbe pagare le spese del riconteggio e tutte le spese legali, eppure così non è stato adesso, no Giorgio? Sì sì, assolutamente così, perché in effetti bisogna fare questo distinguo, cioè non bisogna abbinare la vicenda dei riconteggi delle schede alla vicenda di Michele, non c'entra niente, è tutt'altro ricorso perché effettivamente la lista alleata con l'Abresso ha presentato tutta una serie di ricorsi ed è in relazione a quell'altro ricorso che sono stati presentati, che è stata fatta questa attività istruttoria del riconteggio. Il punto però qual è? Che in primo grado sono stati fatti i riconteggi avanti il Tribunale Amministrativo del Piemonte, il Consiglio di Stato che è il secondo e ultimo grado ha bocciato definitivamente la sentenza del Tribunale Amministrativo del Piemonte, dicendo che era un'attività istruttoria assolutamente inutile. Quindi, ha detto bene Michele, purtroppo queste spese le pagheranno i cittadini piemontesi, in realtà, secondo quanto stabilisce il codice, dovrebbe pagarle chi ha promosso un'azione giudiziaria assolutamente infondata, l'Abresso e la sua alleata. Non so, la parte secondente. In realtà, quindi, dovrebbe pagarlo lei. Dovrebbe pagarlo lei, ma per ora tuttora non ha tirato fuori un euro e non ne ha pagati certamente lei 400 e rotti mila euro del riconteggio, così come non ha pagato le altre spese legali. Anzi, pretende pure e chiede pure soldi in giro. Io addirittura ho dovuto dare anche delle provvisionali, non solo a lei, ma perfino a questa lista farlocca. E a colei, questa Luigina Stanovo Polacco, che è imputata di falso insieme a Marco Di Silvestro, tutte e due imputati insieme in concorso, io ho dovuto anticipare delle provvisionali, che è veramente una roba incredibile, cioè completamente il ribaltamento della realtà. Queste cose però non si leggono molto sui media locali. Assolutamente no, hai ragione Max, c'è un silenzio incredibile, inquietante, cioè direi che qui sembra di stare in Sicilia, per quanto, senza offendere la Sicilia e i siciliani, ma qui si parla, cioè è proprio una situazione omertosa. Se ci leviamo questo articolo qua su Libero, e il giornale, sui quotidiani torinesi, che dovrebbero essere quelli più interessati, non è uscito un rigo. Torneremo su questa vicenda nel proseguo della nostra chiacchierata, perché è una vicenda estremamente interessante. Grazie Michele, grazie Giorgio, ci vediamo tra qualche minuto. Un saluto ai nostri telespettatori dal castello di Lagnasco, una ricchezza sicuramente per la zona del Saluzzese e del Savignanese in particolare, per i suoi affreschi, per le sue architetture di antichissimo stampo, che in questo momento ospita fino all'8 luglio una mostra molto interessante ed importante dedicata alle visioni dalla Russia.
È una rassegna che ci racconta come la pittura russa, soprattutto degli ultimi 50 anni del Novecento, abbia ancora tenuto una certa forma di contenuto e anche di coloristica derivata da Matiushin, dalle lezioni di Matiushin o di Kandinsky, e che ci rivela un'interiorizzazione, una personalizzazione della pittura sovietica che va verso l'occidentalismo, che è sempre stata verso l'occidentalismo, anche perché hanno osservato moltissimo gli impressionisti, i post-impressionisti. E poiché siamo arrivati all'ultima puntata di questa prima stagione di Sapere e Sapori, vi consiglio per l'estate alcune situazioni, la visita di alcune mostre, di alcune rassegne e anche di situazioni in cui ci si può interagire, perché ci sono delle cose decisamente interessanti. Intanto partiamo da Benevagen, sabato 23, con la mostra di Imberti e Giletta, due autori molto molto importanti che si presentano con le loro opere in una doppia personale a Palazzo Lucerna di Rorat ad Alassio dal 21 luglio fino al 20 agosto. Troviamo Beppe Morino, una retrospettiva dedicata al maestro savillianese che ha operato un po' in tutto il mondo, ma Alassio in particolare, perché aveva anche una casa, un alloggio, e ha operato poi in Inghilterra, ed è famosissimo soprattutto per i suoi pupazzi, per le sue figure di fanciulli, dei circhi, delle Venezie anche. Se stiamo nel caldo di Tortona, ad esempio, possiamo visitare alla Pinacoteca della Fondazione della Cassa di Risparmio di Tortona tutte le opere dei maggiori divisionisti che sono in permanenza. Un saluto, buona estate a tutti e arrivederci a settembre. Cari, eccoci cari amici qui da Bontà d'Amare in via San Francesco da Paola 46 a Torino. Siamo sempre in compagnia di Renzo Paolone, uno degli ideatori di questo bellissimo locale che ci ospita questa sera. E Renzo, raccontiamo un po' come è nata l'idea di portare questo spicchio di mare nel cuore della città di Torino. È proprio dall'intenzione di creare uno spicchio di mare, nel senso che questo è sempre stato un sogno mio e della mia compagna Paola Ferrigato, a cui si è associato anche un'altra persona, il dottor Mario Saladino, e proprio la volontà di provare a creare un posto che ricordi il mare, che abbia profumo di mare, ma che contenga in sé anche delle emozioni, oltre che della buona cucina. Per questo motivo potete vedere, non so, tutte le frasi di notissimi scrittori, poeti, da Shakespeare a Baudelaire, a Izzo, eccetera, eccetera, che vogliono accompagnare la cena dei nostri clienti. Non solo, ma per esempio noi abbiamo progettato e continueremo a progettare delle mostre di pittura per associare l'idea del gusto all'arte, perché comunque anche la cucina è un'arte. Per esempio in questo momento noi stiamo esponendo una mostra organizzata dal un famoso scultore e pittore torinese, Osvaldo Moi, I suoni dell'acqua, dove la tematica chiaramente è vicina alla nostra iniziativa, al nostro tentativo, e poi soprattutto l'idea principale era quella di creare un primo tentativo per creare un brand che in qualche modo possa avere un riconoscimento nell'area torinese per anche un po' l'originalità dell'offerta. È un percorso lungo. È stato un percorso, abbiamo iniziato da un anno esatto, quella che è la nostra questa esperienza, questa sfida, giustamente. È un percorso complicato, noi ci stiamo applicando con tutte le nostre energie, la nostra sforza e il nostro amore. Il risultato, devo dire, per il momento gli amici che ci sono da casa saranno d'accordo, è sicuramente più che positivo. È arrivata la nostra Loredana con il primo, che cosa ci presenti? Qua abbiamo uno splendido piatto con ravioli d'astice, su crema di finocchietti e salsa americana. Beh, un impatto che devo dire anche qui stiamo proseguendo alla grande qui da Bontà d'Amare. Grazie Loredana. La domanda che sorge spontanea in questo momento è quindi quella di dire,
stiamo vedendo veramente che cosa vuol dire il mare in città. Ma ho anche notato, lo stiamo vedendo adesso assieme agli amici da casa, che avete anche una caratteristica di assoluta trasparenza, perché vedo una cosa bellissima che io apprezzo sempre molto, cioè la cucina totalmente a vista. Assolutamente sì, questo è uno dei principi fondamentali, quello della trasparenza. Credo che vedere rassicuri per quanto riguarda la pulizia, l'ordine, la correttezza nella manipolazione dei piatti da parte dei nostri chef. Quindi è sicuramente il cliente è la cosa più importante. Deve avere la nostra offerta deve avere tutte le caratteristiche che possano portarlo qua a mangiare bene in un'atmosfera carina, rilassante, amichevole. Passare una bella serata. Una bella serata. Ancora un grazie a Renzo Paolone, ci rivediamo tra qualche minuto.